prego. Dai. Allora, chi siete? Io sono Annalisa Vitale. Caterina Giorgi. Enrico Fea. Massimo Grande. Bene, ciao Massimo, volevamo farti alcune domande. I tuoi ultimi libri hanno avuto un successo molto ampio, probabilmente anche perché trattano di temi intimistici e i lettori si riconoscono in questo e cercano delle risposte. Io mi chiedevo quanto è difficile per uno scrittore aprirsi a parlare di questi temi fortemente autobiografici. Ma credo che oggi più ancora che difficile sia necessario, perché molti mi hanno fatto questo rilievo, no? Come mai, dov'è il pudore? Io mi chiedo per quale ragione abbiamo così pudore a parlare di cose personali, intime e profonde, che toccano grandi temi come l'amore, come il dolore, mentre invece questo pudore non ce l'abbiamo ogni volta che si tratta invece di parlare di schifezze, di errore, di sangue, di lati, di rubedie. Cioè di tutto l'orrore c'è libertà di parlare. Chissà perché delle cose anche belle che possono aiutarci a crescere, a migliorare, bisognerebbe avere pudore. Visto che questa politica in questi anni ha prodotto la società che vediamo, forse magari a provare a cambiare, a invertire i termini, magari insomma peggio non può andare. Grazie. Caterina. Sì, io leggo una citazione dal tuo ultimo romanzo. Che le autocitazioni sono tremende. Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la vita a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberarlo. Continuerà a mandarti dei segnali disperati, come la noia e l'assenza di entusiasmo, confidando nella tua ribellione. Secondo te, si può ancora sognare al giorno d'oggi? Non è che si può, si deve. È proprio una necessità, si vive soltanto con questo sogno. Quando smetti di avere dei sogni, quando smetti di prolungare i verbi al futuro, di avere dei progetti, puoi anche avere 15 anni. Sei morto. C'è una bellissima canzone di Dalle delle Noi, che cantavano quando io avevo la vostra età, la potete sentire ancora oggi, si chiamava Cosa sarà? E a un certo punto diceva, cosa sarà che ti fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Ecco, io mi rispondo cosa sarà. È proprio la morte del sogno che ti fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Quindi voi dovete, oggi è molto più difficile sognare, per quanto non fosse per la mia generazione, perché il mondo che voi dovete plasmare e cambiare è un mondo molto più difficile. I giorni di oggi sono pochi, non viene mai abbastanza detta. Il 68 è stato il 68, perché i ragazzi di quella generazione erano in Italia 8 milioni, esattamente il doppio di quelli che sono adesso. Oggi la generazione più numerosa non è più quella dei ragazzi, quella dei vecchi. Sono a Torino, la generazione più numerosa ormai sono gli over 70. Questo gli dà l'idea che se uno va per strada un attimo, si chiede ancora se non vorrei, il 90% delle persone che vedi sono nonni. È una società nuova, rivoluzionaria anche da questo punto di vista, il prolungamento della vita, ha prodotto questo fenomeno. I giovani sono pochi, ma dovete continuare anche male a credere nei vostri sogni, soprattutto ad avere il coraggio di fare qualcosa che è molto difficile, che è farmi tanto silenzio. In un mondo dove siamo sempre connessi, no? Ogni tanto staccate tutte le connessioni e connettetevi con un iPhone particolarissimo, il vostro cuore. Ogni tanto, solo con lui, per un attimo, provate a mandargli un tweet, sentite cosa vi risponde. Magari all'inizio non vi risponde niente perché non è abituato all'emozione, ma dopo un po' tutto vi va ad insegnare. E quello che dice lui è sempre un rischio, non sbaglia mai in amore, sul lavoro, quello che dice il cuore. Io a 20 anni non ho ascoltato il cuore, mi diceva di non fare la scelta di scuola che non ho fatto. A 20 anni il mio cuore mi diceva di non stare con una ragazza perché stava con un paese che stava con me, ma non era in una ragazza. E di non fare l'università che ho scelto, perché non era quella che mi piaceva. Però ho fatto due scelte di paura, perché lasciare quella ragazza era quello che non avevo la forza di fare. E nello stesso tempo fare una scuola università che non piacesse di più era tutto rischioso, non puoi fare un giornalista, una storia così difficile, non conoscere nessuno, invece vado a scrivere così, se fallisci, fai l'avvocato, tutti i ragionamenti, tutte cose col cervello. Noi teniamo troppo acceso il cervello e troppo spento il cuore. Ogni tanto noi lavoriamo troppo col cervello e con la pancia, perché sono in due strade, ma c'è il cuore, andate un po' in fretta. Sempre sull'onda delle autocitazioni, lei ha detto, pur di non fare i conti con la realtà preferiamo convivere con la finzione, spacciando per autentiche le ricostruzioni ritoccate o distorte su cui basiamo la nostra visione del mondo. La domanda è, quanto è vera questa affermazione nel mondo del giornalismo?
mi sono reso stato un giornalista in un'altra, cioè, è vero, cioè, in tutti i modi, la verità, anche lì bisogna essere un po' di metterci nel buon senso, cioè non esiste una verità che può essere raccontata da tutti i nostri, bisogna sempre avere presente il punto che è importante, nella fattispecie dire a un bambino che sua madre è morta da un certo modo non è opportuno, è stato giusto non dirlo a un 9 anni, certo, ma avevo detto che 49, forse un po' troppo tardi, c'era una mia vita. Per quello che riguarda il rapporto con i bambini, tu devi sempre cercare di dire delle cose che il pubblico che ti ascolta possa comunque accettare e capire, perché se tu dici anche questo non è delle verità, ma in un momento in cui la verità non può essere capita o anche viene rispondere, non puoi produrre un effetto devastante. Pensate quando a livello di sacro un tempo c'è una cosa che hanno fatto la radio, sono sbarcati i marziani, ci sono quasi sono 5, allora diciamo stamattina il dibattito che ho fatto a Prato con l'onorare di Ferrara, ecco, se oggi io avessi la prova, se avessi un documento ufficiale da cui sapessi che davvero sono sbarcati i marziani, dovrei raccontarlo e mi dovrei intanto porre la domanda se quella notizia che io sto per dare, una volta che l'ho accertato che è vera, può creare degli effetti devastanti. Pensate quando negli anni 1960, tu mi sei ringrazio, sei tu, quando ho 63, quando ho fatto i con Cuba, e se fosse un loro un mondiale, e che le chiese del New York Times di non pubblicare quel giorno, perché avrebbe bisogno di pubblicare tale panico che avrebbe creato un'escalation che avrebbe portato una bomba atomica. E il New York Times non pubblicò quell'ultima cosa. Fece bene, secondo me sì. Fece il giornalista, probabilmente no, il giornalista in senso astratto potrebbe pubblicare. Ma viviamo in un mondo reale, non possiamo dimenticare che ogni nostro gesto deve conseguire anche dare una buona informazione. Uno degli altri temi del tuo ultimo romanzo è fingere di essere chi non sei. Allora io ti chiedo, è così difficile essere se stessi nella società odierna? Ma in tutte le società credo, oggi è solo un pochino più difficile perché c'è tanta visibilità, ci sono questi oggetti che ti riprendono, anche lì no, sfatiamo dei luoghi comuni, perché la maggiore presenza della comunicazione non significa un peggioramento della realtà che viene osservata, voglio dire che quando io con 12 anni con i miei compagni di classe facevamo gli scherzetti alla solita vittima che c'è in tutte le classi, eravamo esattamente quanto mi vede adesso, però allora se ne accorgevano solo i nostri compagni di classe, adesso la scena su YouTube e poi sul giornale esce per forza, questi giovani falsi sono terribili, ma no, sono uguali per i rilievi, se no cadono i rilievi, non c'erano le telecamere che lo prendevano. Questo però ovviamente distrae la presenza di tutta questa visibilità, di questa comunicazione, ti porta a costruire, a crearti delle maschere. Tra quello che io dico, stessa cosa di prima, impara ad avere un dialogo sempre con te stesso, cioè è a non cercare la conferma di quello che vale negli altri. Ma devi cercare in te, lo so che è difficile, se mi rendo conto che è chiaro che penso da ragazza, è più facile avere autostima quando hai 10 miei ragazzi intorno a te che ti corteggiano piuttosto che 10 quando ti viene diciamo così. Però non importa, devi avere la forza di capire che quello che tu sei lo decidi tu e che anche il cosiddetto fascio su cui quest'anno si è parlato l'anno di ridere. È un'energia, e l'energia, tutte le energie nasce da dentro, e quindi se tu credi in te stesso, se tu hai la tua forza interiore, questo agisce anche nella nostra vita, così spiegato. Ed è una cosa che nessuno dice mai, non so perché, magari passiamo tutti, io 10 ore davanti allo specchio perché si pensa che prendendo un brufolo, accorciando un naso o cambiando una scala possa diventare più comodo della tua vita, quando invece magari anche vivendo una fascia, leggere un libro che ti scalda il cuore, che ti dà una luce negli occhi, che poi lo smette all'esterno e diventi più sedicente, perché io esatto, sono contento di questo messaggio. Ci credo. Va bene? Sì. Dai, io ti faccio vedere la domanda da italiano medio, perché sono un uomo, lo so. Ti salva il tono. Questo è un fenomeno di cui voglio parlare, perché io sto andando in giro a presentare il libro in tutta Italia e parlo di dolore, di morte, di vita, di soldi, di speranza, di futuro, di giorni. Tutte le
donne che mi ascoltano sono interessate alla storia. Questo per dire quale dei due sessi si prenderà. Ma di nuovo, è vero, la frase, quella famosa frase che finisce il mondo, è solo parzialmente avversa. Finisce il mondo dei maschi, sopravviveranno solo le donne, per questa ragione, perché adesso è così. Perché dicevo, alla fine di questo dibattito c'è sempre un maschio che altro non ha. Sì, va bene, ma il toro si salva. Ho visto che era quello che torna a quello. Come si salva? Come si salva? Il toro si salva. L'importante, tanto per tornare a fare un po' di conversazione, l'importante è che i tifosi del toro abbiano dei pensieri positivi, perché a forza di crollarci vai nella classifica, appunto mettiamo le regioni negative che produciamo la risposta. Se quindi tu pensi il grande Torino perché vinceva? Perché non pensava di essere spiegato. Giustamente, essendo una cosa che se già allora avessero, se fossero piatti addosso non sarebbero diventati grandi Torino. E ti lascio con questa profonda crisi. Tra un anno che interrogo, non so. Una domandina flash, volevamo qualche consiglio per i giovani che hanno qualche storia da raccontare ma non sanno da dove iniziare, come iniziare a raccontare, e per chi vorrebbe fare il giornalista come me, come lei. Ma guarda, io oggi vi dico, ovviamente è un momento come sempre che si sono chiusa cemento, no? Rispetto a loro, io non ho tanto per non nessun genere, che esistevano ancora un paio di secondi, la cronaca cittadina e lo sport, nel quale potevi avere l'opportunità di un romanzo, racconti una parte assolutamente vera del romanzo, come ho cominciato a fare giornalista sportivo, che era l'unico modo per entrare. Oggi non esiste più neanche quel modo lì, perché c'è una tale chiusura, soprattutto tanto tappo, è come un tram, ma dove non scende nessuno. Chi prova a salire sul paradigma per entrare non deve accettare perché nessuno scende. Ora cosa bisogna fare? Io il consiglio che do è vale per tutti i mestieri, vale per i giornalisti. Dimenticate il curriculum, nessuno vi accetta, nessuno, perché questi curriculum sono tutti uguali, tutti bravi, tutti sanno 18 lingue, ormai tutti sono meravigliosi, hanno fatto mille esperienze. Bisogna avere la capacità di comunicare diverso dai giornali, non conta mai nella vita saper fare le cose che fanno tutti meglio degli altri, conta poco. Conta saper fare meglio che si può quelle cose che non ha ancora fatto nessuno. È l'originalità, la diversità, la dissonanza che ti fa notare. Se su un giornale escono 10 interviste allo stesso giorno, allo stesso personaggio, quello che l'ha fatto meglio degli altri non verrà notato, è comunque più o meno. Invece quello undicesimo che ha fatto una cosa completamente diversa, quello si può. Quindi questo è il consiglio. Cosa dovete fare? Oggi ci sono questi strumenti nuovi, che ovviamente è la rete. Quindi il mio consiglio oggi, la rete è un lato limite, perché dà spazio a troppe persone, quindi è molto difficile, ma tra l'altro è anche un grande aiuto. Perché? Perché c'è uno strumento che non c'era, che è quello di blog. Oggi, io per esempio, ho visto e notato nei giorni, prima anche se c'era altro, e alcuni hanno cominciato a fare gli stage, eccetera, eccetera, per le cose che facevano sul loro blog. E una volta, se io scrivevo una letterina a casa mia, poi la potevo mandare a 10 amici. Oggi, quella stessa letterina, con un'idea, originale, posso farla diventare un blog. E il blog arriva, gira, in grado, se funziona, se è al centro di quel blog, c'è un'idea originale, no? Perché c'è un diverso, quindi che se ne può. Poi, attenzione anche lì, il giornalismo non consiste nel fare il buongiorno è che dove arrivo, consiste nel fare il corsivo, il giornalismo è raccontare, bisogna raccontare storie, non fare commenti, bisogna raccontare delle storie, non devi dire il problema dell'umanità e la siccità, devi dire, vi racconto la storia del contadino XY che tutte le mattine va a prendere l'acqua dal ponte e dal pozzo non trova più, cioè storie, raccontare storie, le grandi idee, i grandi temi, prendete internazionale, guardate, fateci caso, tutti gli articoli di internazionale, anche quelli che trattano di temi più generici, partono sempre da un aneddoto. I grandi articoli di giornali stranieri sono tutti così, cioè si parte sempre da un caso specifico, perché tu devi far sentire al lettore che quella pezza parla di lui, non è in Italia ci sono 10 milioni di giovani disoccupati, terribile, ma è strano. Se invece racconto la storia di Paolo che tutte le mattine va all'ufficio di collocamento, ma è un'altra storia. Quindi raccontate storie, commenti che cercate di fare, che non è più capace di fare storia. Grazie. Grazie a voi. Grazie.